un'idea stereotipata di cosa voglia dire frequentare le scuole serali. Perché venire alla scuola serale? Perché è un'ottima opportunità per riprendere una scuola diurna abbandonata. Non sapendo mai le opportunità che si incontrano nella vita. Prospettive di lavoro migliori, anche qualche offerta di lavoro in più, perché senza diploma purtroppo oggigiorno non si va veramente da nessuna parte. Fatto a una determinata età c'è più consapevolezza. Io ho già la maturità. Vieni al serale perché sei tu che scegli. A scuola si va di mattina, anche al lavoro si va di mattina. Avere invece un impegno gravoso, in realtà quando per gli altri la giornata finisce, come ha influenzato la vostra vita? Sicuramente è faticoso perché dopo tutta la giornata dove si fanno una serie di cose, io che secondo lavoro in una birreria, quindi molte volte dopo la lezione io entro in birreria fino alle 2 o 3 del mattino e sono stanca, però lo faccio. Sì, lì devi organizzarti. Quando ti capita, come sta capitando a me in questo periodo, di avere l'opportunità di insegnare anche al diurno, capisci proprio che sono due mondi diversi. Può anche essere interessante per provare un esperimento della propria resistenza psicofisica, essendo che comunque si viene alla sera. Voi avete frequentato anche la scuola diurna. Quali sono le differenze che avete trovato tra la scuola di giorno e la scuola di sera? Tante età diverse, cioè nel senso ci si può confrontare con persone di diverse età. Tu hai anche una bambina, hai detto? Un bimbo di 3 anni e mezzo, sì, ed ho 34 anni. Il fatto che ci sia disparità fa sì che gli elementi adulti sono un po' portanti dentro la classe. Sì, fa capire molto meglio anche il livello di responsabilità che ci si aspetta in un futuro. Abbiamo in classe ragazzine dove tra virgolette mi fanno complimenti perché mi dicono come riesci a fare mamma e riesci anche a arrivare bene. Contribuiscono anche a placare gli animi di quelli più piccolini, cioè quelli più piccoli sentono più motivati e quindi ad essere più maturi. Sì, sono stabilizzano. Sì, sono degli elementi proprio interno. Stabilizzanti. Sì. Per quanto riguarda me, personalmente mi ha fatto crescere molto di più che non al diurno, perché anche le lezioni sono molto più professionali e si sta anche con gente che ha voglia di fare quello che sta facendo. E ognuno non ha una storia alle spalle superficiali, cioè anzi in tutti trovo che c'è una situazione, una storia con delle basi comunque profonde, motivate e solide. Moltissima gente viene qua perché lo ritiene un percorso a minore impedenza, per cui al diurno. Pensano sia più facile del diurno. Sì, anche se in effetti ci sono dei filtri, per cui non è che uno può venire qua quando vuole. No? Questo preconcetto c'è anche tra molti colleghi, eh? Attenzione, il fatto che al serale sia molto più facile rispetto al diurno. Allora, per voi che siete insegnanti, c'è una differenza tra i rendimenti? La risposta è no, non ci sono differenze. Mediamente parlando siamo a livello del diurno. In alcuni casi, per alcune classi, siamo stati anche addirittura notevolmente superiori. Consigliereste ad altri di riprendere gli studi, comunque di venire al serale? Per quanto riguarda me sì, perché io attualmente non trovo lavoro proprio per questo. Sì, decisamente sì. Sì, 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 certamente, sicuramente. Poi è veramente un'opportunità. Sì, sì. Sì, lo consiglierei, però bisogna che ci sia la volontà di arrivare in fondo.